Allora, ciao ragazzi, in ritardissimo stasera, ma d'altronde tra lavoro, vi giuro, tra lavoro, una cosa e quell'altra, i video che comunque vado avanti a fare. Adesso cerco di caricare subito i file delle live reaction in modo da recuperare un po' di tempo almeno. D'altronde è un periodo che sono un po' preso e quindi sto facendo quadrare tutto, però con un po' di non fatica, però un po' di fiatone, no? Bene, allora ragazzi, la Juve vince contro la Spal, vince per 2-0. È una partita che mi ha ricordato l'anno scorso, quando proprio Juve Spal io ero là a vederla allo stadio. Beh, insomma, partita che a me la Juve è piaciuta oggi. Piaciuta perché intanto veniva dalla sosta delle nazionali e sono le partite più complicate quando riprendi da una sosta. La Spal è un'ottima squadra, gioca sempre un buon calcio, è una squadra che personalmente mi piace come gioca, anche con le grandi, magari poi porta a casa pochi punti, ma anche perché la differenza tecnica la maggior parte delle volte è talmente alta. Che è normale che poi riesca a portare a casa meno di quanto meriterebbe. Però è una squadra che a me personalmente piace. Detto ciò, bisogna dire che la Juve a me è piaciuta tantissimo oggi. Ho visto una squadra veramente, veramente, veramente in palla. Non ha sprecato troppo, ha colpito nel momento che doveva colpire. Ronaldo un cecchino, un killer, capocannoniere, aspettando domani Piontek e Immobile, o Piontek, come cazzo si dice quello lì, insomma, che ormai non si sta capendo più niente. Ha più nomi Piontek che tutto il mondo, cazzarola. Beh, comunque lui, sperando che non segni, visto che ce l'ho contro il Fantacalcio. Ma oggi mi è piaciuta tutta la squadra, in particolare a me sta piacendo tantissimo De Sciglio, anche se molti tifosi lo criticano a prescindere proprio perché si chiama De Sciglio. Vedete questi movimenti? Sto facendo, mi sono fatto il caffè, come vi dicevo, è talmente tanto il lavoro che sono corso dal lavoro a qua per fare i video e adesso tornerò giù. E niente, no, stavamo parlando della partita e dunque dicevo, ottima la prova sua, insomma, guardate che bello. The best in the world, CR7, grande partita anche oggi, gol, capocannoniere attualmente, aspettando appunto Piontek, e buona partita di tutti, sinceramente oggi la Juve non trovo un bocciato, sinceramente. Mi sono piaciuti tutti, la Juve ha tenuto il pallino del gioco per 90 minuti e ha fatto gol quando doveva far gol. Mandzukic capitano è il premio al croato. Che da quando è arrivato, credo che sia il quarto anno, se non ricordo male, ha dato tutto alla Juve, sta dando tutto, sta dando l'anima. Chi non lo capisce è meglio che si dedichi veramente al basket beneventano piuttosto che mettersi a guardare il pallone, perché il calcio è un'altra cosa. E nel calcio giocatori come Mandzukic, Tevez sono oro per le squadre e per i tifosi, perché comunque sono giocatori che incarnano lo spirito di una squadra. Detto questo, ragazzi, come vi dicevo, tra poco le live reaction, guardatele, dura pochissimo il video, sono due gol, ma ho tagliato solo i due gol, taglierò solo i due gol, e guardatele anche perché sarà il video numero 1000 di Fuori Rosa TV su YouTube. Ne parleremo e farò un video speciale probabilmente per questo. A me non resta che salutarvi, Juve, che batte ogni record, mai nessuna squadra è arrivata con questo punteggio a questo punto del campionato, e la Juventus, tra l'altro, mai nella sua storia era arrivata imbattuta a questo punto, solo due volte è arrivata imbattuta a questo punto del campionato, però allora in entrambe le situazioni ha pareggiato e qui aveva pareggiato di più e quindi aveva meno punti rispetto a quelli che sta facendo quest'anno, un cammino per il momento impressionante. Vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!